è troppo importante giocare, anche se ci siamo ritrovati oggi, quindi abbiamo un sistema di gioco ancora non proprio collaudato, ma va benissimo perché il Belgio subito contro in TV ci dà l'opportunità di testare soprattutto lo spirito e le capacità agonistiche dei giocatori. Come hai detto te, è il primo appuntamento di un lungo periodo, è bene che sia così con due amichevoli. La squadra molto giovane, lo diciamo spesso, come al solito molto giovane, c'è anche qualche elemento di novità, un po' per scelta, un po' dettato dalle contingenze, diciamo così. Che la squadra sia giovane per scelta nostra, come progettualità, è un dato di fatto. Ora chiaramente si è ancora di più ringiovanita perché abbiamo avuto dei positivi nei primi 18 convocati, per cui abbiamo dovuto trovare dei rimpiazzi. Ho cercato di prendere dei ragazzi che militano anche nella Juniores per far sì che questa squadra che non si è potuta radunare in qualche maniera possa comunque lavorare e avere un'esperienza internazionale. Diciamo che purtroppo non pensavamo di riaffrontare le problematiche legate al Covid, che coinvolgono tutti, quindi non solo l'Italia, però sicuramente dobbiamo tenere una base molto ampia, più larga, avere una rosa ampia, perché a volte le scelte vengono dettate da questo maledetto virus. Lussemburgo, Lettonia e Faroe, che sono le tre avversarie dell'Italia, un girone in cui l'Italia potrà dire la sua, ma non c'è assolutamente da fidarsi, intanto perché si gioca fuori casa, la Lettonia la conosciamo già, e poi perché in campo internazionale non c'è mai da fidarsi. Dobbiamo fare degli straordinari dal punto di vista mentale, perché non dobbiamo assolutamente sentire qual è il giudizio sommario che viene dato a certe squadre, solo perché magari sono dei piccoli paesi come il Lussemburgo, così come le Faroe, non significa che giocano con meno giocatori, hanno dei giocatori di esperienza, loro si sono ritrovati prima che noi proprio perché hanno sfruttato la particolarità del loro paese, per cui sia il Lussemburgo che le Faroe hanno iniziato a lavorare dal 13 e lo sforzo sarà doppio perché dobbiamo vincere e dobbiamo farlo sapendo di dover dare il meglio di noi stessi. Sicuramente ci portiamo però dietro le buone impressioni delle ultime qualificazioni agli europei, questo è certo. Sicuramente la squadra si vede che è in netto progresso, questo non lo vediamo da tutte le squadre del settore giovanile, ma anche la senior ormai merita il riconoscimento europeo e questo lo dobbiamo dimostrare sul campo. Questo riconoscimento tra l'altro ci è stato anche dato dalla Slovenia, che è la prima volta che ci invita a giocare da loro, per cui molto molto importante, l'Italia sta alzando la testa.